Buongiorno, come stai, bentornata, Ribby, bentornata. Io sto bene. Senti che bello, da quanto tempo che non sentiamo questa musica. Com'è andata? Tutto a posto? Bene, sei ancora abbronzata? Certo. Anche io sono abbronzatissima. Super abbronzata. Ma sigla! Che stile! Mi mancava un sacco. Eccoci! E anche all'unisono, siamo tornate! Bene, bene! Noi torniamo sempre, non so come mai, ma torniamo sempre. E vi siamo mancati un sacco, io lo so, lo io so. Io lo so. Complimenti ancora per l'abbronzatura. Grazie, anche lei. Bella, lunare la mia abbronzatura. Bene, 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 bando alle ciance, un anno nuovo, subito. Una vita nuova. Un anno nuovo, ecco, settembre è l'inizio, ma non per tutti. No, per me no, rimane comunque sempre solo gennaio. Lo sapevo, è il mese di M. Ok, andiamo avanti, dai. Andiamo e partiamo subito. Che cos'era la prima cosa che facevamo? Pensare, la posta del cuore. Vediamo se ci hanno scritto. Mi hanno detto che ci hanno scritto in tanti, in realtà. Vi siamo mancati, quindi avremo un po' di messaggi per le prossime settimane. Ma iniziamo subito. Senti com'è suave, MM. Con la prima posta del cuore. Che Tuturu. Ci dicono? Vai. Ma state tornando, ho bisogno di voi. E siamo tornati, eccoci. Siamo tornate, eccoci qua. Torniamo sempre, non devo guardare verso la regia. Brava, ricordiamocela. Ciao RB, ciao MM. Estate finita, scuola ripresa da una settimana e ricominciano i problemi amorosi. Ecco, eccola là. Già subito va lasciata. La scuola vuol dire amore. Pensa che cosa ho imparato alla mia veneranda età. Mi sa di sì. Lei dice, sono Chiara, ho 18 anni e sono al quinto anno di liceo. Bello tosto. Ultimo anno e voglio godermelo al massimo. Ok. Ma vi spiego il mio unico dramma, che non voglio che mi distragga in quest'ultimo anno. Vai. Ok. Ci ha fatto capire innanzitutto che è l'ultimo anno. Esatto, giusto. Ci teneva in ansia, mi sa, la capisco. C'è L, punto, non ci vuole dire il nome, in classe con me, compagni dalla prima superiore. Ok. Da perfetti sconosciuti siamo diventati buoni amici. Quest'estate siamo anche andati in vacanza insieme, tra parentesi, con altri amici, quindi si vede che era una cumpa. Esatto. Ed una sera, pompa, boh. Ma no, okay. La band, non so. Ed una sera è scappato il bacio che abbiamo ovviamente nascosto a tutti e che abbiamo fatto finta di niente il giorno dopo. Vabbè, ci sta. Ok. Non ci sta. Da lì tutto come prima, ma questo bacio un po' in testa mi è rimasto. Non so se per far passare quest'anno complicato scolasticamente parlando, oppure buttarmi con lui. Sono sicura che anche lui abbia provato qualcosa. Quindi, che faccio? Qualche consiglio? Grazie. Vabbè, la mia risposta è ovvia, dai. Cara Chiara. La risposta di Ribì è? No, non è next. No, e vai, se senti qualcosa vai, buttati, chi se ne frega della maturità, ci siamo maturati tutti. Però anch'io avrei un po' d'ansia, a dirti la verità. No, vai e persegui il tuo obiettivo, se ti interessa questa persona lo prendi e glielo dici, se non ti interessa e pensi di più allo studio, pensa di più allo studio e ci saranno degli altri L. Tu comunque nelle serate in cui siete tutti insieme, tu buttati un po' di più e vedi come va. Però no. Però non farlo da sbronza. Studio. Non farlo da sbronza. Giusto, le cose da sbronza non vanno mai fanno. Bene. Mai. Ok, quindi. Bene, Chiara. Quindi. Facci sapere come va. Ecco. Quindi. A fine anno vogliamo sapere. Next! tanto siamo sempre totalmente inutili come sempre. Esatto. Però voi scriveteci comunque. Ti è mai successo? Perché... Io ero una classe di tutte femmine, quindi a me questa cosa non è successa. No, io penso. Con qualche compagno qualcosa è successo. E come l'hai risolta? Andando male a scuola? No, poi magari litigavamo, stavamo uno davanti e l'altro dietro nella classe, non però ci si parlava, però tutto passa, tutto ok, passa. tutto passa. Benissimo, che continuate a scriverci perché per noi è importantissimo dare questi consigli assolutamente inutili. Esatto.
prossima rubrichetta. Allora, andiamo sulla prossima rubrichetta che okay. Ah, scusa, c'è la sigla, aspetta. Scusate. E noi che ci aspettavamo una super nuova sigla per l'anno nuovo. Allora, questa è la nostra nuova rubrichetta, che è una rubrichetta vecchia. Esatto. Che si chiama Ti sblocco un ricordo. Tra l'altro abbiamo scoperto che molte radio fanno queste cose. Sì, noi siamo contenti. Io l'ho sentita alla radio, esatto, ad esempio. No, io stavo dicendo che sono state le prime. No, non è vero, l'avevo letto da qualche, su qualche pagina inutile di Instagram o Facebook. Bene. Comunque, lo sblocca ricordo di quest'oggi, più che uno sblocca ricordo fisico, è un odore. Un odore. So che è difficilissimo, ma se voi adesso vedete quello che è lo sblocca ricordo, non so se sta andando in onda, eccolo qua. Sapete assolutamente che odore aveva. Cioè, questo odore di plastica pazzesco. Plasticaccia proprio. Bellissimo. Male. Questo tra l'altro era il mio preferito che io avevo. Sono dei piccoli portafogli che sembrano in realtà che siano della grandezza di un portacarte. Ok. Quindi porta carta di credito piccolini. Okay. Portacarte piccolo. Di Hello Kitty e quegli inutili esseri amici di Hello Kitty. Ma quelli erano amici di Hello Kitty? Sì, si chiamavano così. Che ma sono? Li ho scritti. Croppi, che è, guarda che bello, era piccolissimo. Bello. Ho scoperto che questa plastica, cioè questi portafoglini, sono in vinile. Ma in realtà, queste sono una serie di Hello Kitty. Questo è Melody. Ah, questo me lo ricordo, l'ho già visto. My Melody, che è un coniglietto. Carino. Questo è Keroppi, che è la rana. Ed era il tuo. Era il mio preferito, ovvio. Ovviamente anche questo. Li avevo tutti e due in realtà. Costavano pochissimo, su 6 euro più o meno. Ma, e cosa ci mettevi dentro? Ah, ci riuscivi a mettere i soldi di carta, perché ci stavano. Delle tessere, perché aveva un portatessere, ma soprattutto aveva delle inutili foglietti di plastica in mezzo, dove volendoci potevi mettere delle tessere, foto. Io avevo di tutto, mi ero creato delle cose pazzesche. Ho avuto un paio di Hello Kitty, nonostante tutto odiassi Hello Kitty, ma tuttora la odio. E un paio di Keroppi, questo sicuramente dobbiamo trovarli. Ma la cosa, chiunque abbia mai maneggiato questi portafoglini si ricorderà della puzza di questi portafoglini. Ma infatti, quando ho visto la foto, io non me li ricordavo. Quando mi hai detto l'odore, ho detto sì, ce li avevo. Non di erano Hello Kitty, super era plastico. Tra l'altro, se per disgrazia si bagnavano, ti si attaccavano ai pantaloni e non si staccavano più. Esatto, sì, però è un ricordo molto particolare degli anni 90, fine 90, inizio 2000. Adesso le ragazzine ma hanno esistono già ancora, no, ma esistono ancora, sì. Ma ovviamente se li cagano soltanto le bambine, soltanto le bambine e non le ragazzine come me. Ecco perché ormai le ragazzine come te hanno no, il portafoglio. Le ragazzine come quello... noi, come me alla mia epoca stanno già limonando duro. Ah, da qualche ecco, parte. Sono già con i problemi di cuore, quindi esatto, sono già nella esatto, molto probabilmente Chiara fino all'altro ieri ha usato questa roba e adesso ha già dei problemi di cuore. Bene, ok. Bello, mi piace come ritorno. Qua la sigla gli eventi della settimana a cui non andrai. Questa è sicuramente la rubrichetta più longeva, assolutamente. Poi settembre, perché pieno, quando ancora c'era pieno. Andrea Baldeschi, pace all'anima sua. Poverina, è ancora qui, ancora. Ciao Andrea, è ancora ciao. Qui giù, pace all'anima sua. Avevamo coniato questa cosa, in realtà io, lui non ha fatto niente. Ok, iniziamo, banda alle ciance, questa settimana è piena di cose bellissime, ma grassissime o bellissime e dove io sicuramente non andrò, ma non perché non vorrei andare, ma perché non posso andarci. Ahia, quindi ti piacerebbe. Qualcosa c'è vai, di mezzo. Sentiamo, allora, prima tra tutti, di cui ovviamente non me ne frega niente, ma a te sì, è la Milano Fashion Week. Andate a mangiare, vi prego. Ho messo il cerchietto apposta. Infatti, per la Milano pensavo fosse Lucia Mondello. Invece bene, quindi non ci andrei, no, non ci andrai. Sì. Se qualcuno ha qualche invito invece io tu ci vai, ok, perfetto. Poi c'è una cosa assolutamente inutile che vista una volta non ci vuoi andare mai più, è l'Oriente Day. Ma ancora, ma basta. Esatto. Sabato 24, domenica 25 a Monza. Ah, Monza. Vabbè, però fa niente. L'hanno fatto fuori Milano. Fa niente, bene, non dai. Ci interessa. Al parco di Monza. No. Poi, no, una cosa che non mi spiego. Caro comune di Cornaredo, perché la festa siciliana? Perché?
perché? Magari ci sono tanti siciliani. Ho capito, ma perché? Fate la festa di Cornaredo. Sì, magari ci sono tanti siciliani, c'è una comunità siciliana a Cornaredo. Scopriamolo, fateci sapere chi è di Cornaredo. Comunque dal 23 al 25 settembre andrete a Cornaredo, che insomma è piccolina, non è grandissima, a mangiare le arancine o gli arancini. Io mi vado a mangiare il cannolo. Ok, il cannolo è buono. Vedi. Poi una cosa a cui mi piacerebbe andare, ma sicuramente non ci andrò, perché uno è al Magnolia, che è troppo sbatta, no, sbatta, è zero, ovvio. Ed è il Festival della Pizza. Ah, carino. Si chiama, in un modo, scusate, di cacca, perché si chiama Sound of Pizza. In che senso? Ma è il suono, la musica, il suono della che pizza. Che rumore fa la pizza? Ok, so, buona però. Tu ci andresti? Sì, quello sì. Ok, vai. A prendere una margherita a 20 euro. Esatto, esatto. Però sì, ci andrei. L'ultimo invece è l'unico evento dove mi piacerebbe andare, ma non ci riesco ad andare. Okay. E poi non è un luogo che mi piace tantissimo, che è la Triennale. E dal 23 al 25 c'è il Festival delle Serie TV. Bello. Quindi quello. Ci saranno un sacco di nerd, un sacco di spoiler. So già che mi incazzerei. No, spoiler secondo me no. Però so, quello carino. So, potevamo andare ribì. Se vuoi puoi andarci. Se ci andate, fateci sapere, senza spoiler, grazie, ma fateci sapere. Io non ci andrò. Ecco. Strano. Attenzione, attenzione, perché c'è una nuova rubrichetta. Allora. Aspetta che c'è la sigla. Ah no. Questa sempre c'è la sigla. C'è sempre la sigla. Esatto. Allora, siete pronti? Sei coniata pronta? Dalla signora MM, che si chiama MM. No, che si chiama Gli Sgami di MM. Allora, ragazzi, per chi non lo sapesse, facciamo un preambolo. Esatto, per la prima puntata. Io non sono di Milano, vivo a Milano, ormai sono milanese. Non l'avrei mai detto che non sei di Milano. Ma sono di Pinerolo. Ok, saluto tutto Pinerolo. Ciao Pinerolo. Ecco, quindi quando sono arrivata a Milano c'erano alcune cose, ancora adesso, alcune cose un po' complicate da capire di Milano. Tipo? Quindi, tipo... 90-91? Esatto, la circonvallazione, poi la circonvallazione piccola, la circonvallazione grande? Poi, esatto, beh, già alcune cose ancora non sono molto sgamata, ma... Che non c'è nessuna metropolitana che incrocia tutte le altre? Esatto. Non è vero? Vabbè. Comunque ci sono delle piccole accortezze che uno è giusto che abbia. Esatto, deve saperlo. Quindi io ogni settimana vi darò un piccolo consiglio. Sgamo, gli sgami di MM. Ok. Il primo è... Eh? Se dovete andare allo stadio a vedere una partita, ad un concerto o qualsiasi evento allo stadio, scendete alla fermata della metro Lilla. Di? San Siro, stadio DAZN. Oh! Oh, che è l'ultima, non è l'ultima, fa capolinea, capolinea. Non vi fate domande, esatto. Andate avanti. Se sentite San Siro, stadio, ippodromo, non è quella, non vi fate ingannare da San Siro, ippodromo, se mi no, raccomando. Ci sono io sulla metro a dire a tutti, non a è meno questa, che voi dopo. Non andiate ad ascoltare i concerti all'ippodromo. E che però è l'altro ippodromo, quindi sarebbe da prendere la metropolitana rossa e scendere da un'altra parte. Okay. Mi piace questo sgamo, eh? Sì, dai, sì, dobbiamo perfezionarlo, ma mi piace. Troviamo tutti gli sgami per voi. Che bello, che bello. Bene. Quindi, se siete nuovi di questo programma, non sapete che in questo momento noi vi salutiamo. Ok, lasciamo. Ci vediamo la prossima settimana, sempre e comunque di venerdì. Ok, abbiamo cambiato giorno, perché finalmente è il weekend e abbiamo viva viva. Buongiorno. E vi lasciamo con una domandella. La domandella di questa settimana è, rullo di tamburoni, ma tu dormi con il pigiama o nuda?